Ciao a tutti ragazzi, in questo video volevo parlarvi di quella che è stata la mia esperienza con il parto. Normalmente non è un argomento, non dico molto piacevole, però è un argomento comunque sia che si... Partiamo dal presupposto che tratti di un argomento un pochino doloroso, o se un altro, questa è stata la mia esperienza. Io ho avuto una gravidanza splendida, nel senso non ho avuto, a parte le classiche nausee, nessun problema. Primo figlio, anzi figlia, e sono arrivata a partorire a 41 settimane più 2, quindi 41 settimane più 2 giorni, quindi un pochettino dopo quello che era la mia data di scadenza, perché era il 40 settimane, quindi era l'8 ottobre 2017. Alla fine ho partorito il 17 ottobre, quindi Victoria è nata il 17 ottobre e calcolate che io sono nata il 18 ottobre e Michael è nato il 14 ottobre, quindi siamo lì, tutti lì. Le doglie sono cominciate, quindi le prime contrazioni sono cominciate, mi ricordo benissimo, era il 16 notte, erano le 3 del mattino e ho sentito questo dolore. Lì per lì sono tornata subito a dormire, però dopo poco mi sono svegliata e così ho cominciato a uscire la dormiveglia con le contrazioni. All'inizio ce l'avevo ogni ora, quindi comunque sia abbastanza dilazionata nel tempo. Dopo, verso le 3 del pomeriggio successivo, quindi dopo 12 ore in cui ho avuto le contrazioni ogni ora circa, sono cominciate le contrazioni ravvicinate, quindi ho cominciato ad avere contrazioni ogni circa 10-12 minuti. Poi quello che è successo a me è stato un pochettino un evento sfortunato, tra virgolette, nel senso che dalle 3 del pomeriggio, quindi poi successivamente dalle 5 del pomeriggio, quindi del 17 ottobre, no, del 16 ottobre, scusatemi, ho cominciato ad avere le contrazioni veramente ravvicinate, perché nel giro di un paio d'ore sono arrivata ad avere le contrazioni ogni 3-4 minuti. Allora lì ogni contrazione durava circa un minuto e ero al telefono con il triage qui in Scozia, Edimburgo, perché ho partorito all'ospedale Royal Mile. Scusate, ho partorito all'ospedale Royal Infirmary e lì le sono state gentilissime, mi hanno detto di aspettare, di richiamarle fino a che non avessi avuto le contrazioni ogni 2 minuti, della durata ovviamente circa di 1 minuto. Io sono arrivata da brevissimo poi ad avere le contrazioni ogni 2 minuti e infatti alle 9 di sera ero attaccata al telefono, insomma, dicendo che l'avevo ogni 2 minuti. Mi hanno detto di andare all'ospedale intorno, erano le 11, le 11:10. Qui erano di mia mamma e mio papà, ovviamente si erano presi dei giorni di riposo dal lavoro per insomma, starmi vicino. Quindi siamo andati all'ospedale, siamo entrati dentro con Michael, abbiamo guardato abbiamo fatto il monitoraggio, quanto le contrazioni. Hanno guardato la dilatazione, ma sfortunatamente ero soltanto 2 centimetri. Quindi, ragazzi, lì volevo morire, dovevo arrivare a 10 centimetri, quindi non sapevo come avrei fatto, perché il dolore era tale che... Era tale che l'idea di dover aspettare ancora tanto tempo era assurda. Però mi hanno rimandato a casa, sono riandata a casa, per le 9 della mattina mi avevano messo per l'induzione, quindi alle 9 del mattino successivo, il 17 ottobre, sono andata all'ospedale. Prima di andare all'ospedale però ho cercato di seguire le indicazioni, quindi i suggerimenti che mi avevano dato, quindi ho mangiato qualcosina di dolce, ho preferito cibi con frutta secca, energetici, e poi ho fatto spesso docce calde, in quanto questo è vero, la doccia calda mi ha rilassato proprio i muscoli, mi ha rilassato la tensione. Quello che non mi aspettavo delle contrazioni era la loro... Allora, ci si aspetta che le contrazioni facciano male, ma non così male. E soprattutto anche perché magari sono stata sfortunata io ad aver avuto questo problema di dilatazione, sicuramente. E sicuramente non è per tutte così, perché
ho sentito insomma di persone che hanno avuto o parti precipitose, quindi in un paio d'ore avevano fatto, oppure comunque avevano contrazioni sopportabilissime. Nel mio caso invece no, proprio no. E quindi sono andata all'ospedale, mi hanno messo in una stanza con altri 4 posti letto, dove ho fatto i primi monitoraggi, quindi le prime ore. Una volta che poi era arrivata a 4 cm di dilatazione, mi hanno portato a una camera privata dove partorire. Lì però ho dovuto aspettare, a mezzogiorno mi ci hanno portato, ho dovuto aspettare ancora un pochino, dopo circa 3 ore, quindi intorno alle 15 di pomeriggio, quindi il 17, hanno fatto la rottura delle acque. E mentre facevano la rottura delle acque mi hanno dato una mascherina con il gas per via dei dolori. A me non ho fatto granché, giusto leggermente distraeva il fatto di dover respirare, inspirare, quindi con il diaframma, e quindi mi teneva un attimino impegnata. Però onestamente la rottura delle acque non è stata niente di doloroso, ecco. Appena rotte le acque, e lì sono cominciate le contrazioni proprio più forti e sono entrata nel vero travaglio. E ho chiesto onestamente l'epidurale perché non ce la facevo più, erano le 3 del 16 di mattina del 16, ero sveglia, non ero riuscita a dormire, perché poi ragazzi parliamoci chiaro, ma quando almeno io avevo contrazioni ogni 2 minuti fortissime, non riuscivo a dormire, quindi praticamente ho passato una notte in bianco. Sono andata all'ospedale. E anche lì non è che ho dormito all'ospedale, comunque sia, non riesci nemmeno a sonnecchiare, quindi ero arrivata stanchissima. Loro mi incoraggiavano perché sono stati deliziosi tutte quante le ostetriche, dicendomi se stai bravissima, sta andando benissimo, sei sicura che vuoi l'epidurale. Però io ho chiesto l'epidurale e via, non ci ho più pensato, anche perché qui in Scozia in realtà non è molto diffusa l'epidurale come condizione. Quindi mi hanno fatto l'epidurale, è stata leggermente dolorosa, non tanto per l'epidurale in sé, ma perché ho dovuto farla, me l'hanno fatta fare mentre ero proprio in piene contrazioni. Quindi ogni 2 minuti, poverina, l'anestesista si doveva fermare perché io avevo la contrazione e quindi avevo tutti i muscoli tesi. Una volta fatto però mi hanno attaccato una specie, perché avevo un ago qui alla base della schiena, e mi hanno attaccato poi un tubicino alla una specie di fleb, quello che poi in realtà penso fosse l'anestesia. E di lì mi hanno dato un pulsantino e ogni 20 minuti potevo fare un paio di click se sentivo che l'epidurale che mi stava andando in circolo non era abbastanza forte. Comunque c'era un sistema di sicurezza, quindi anche se cliccavo più di tot, tante volte più di tot anestesia, comunque non andava in circolo. Lì è stata... tutto è cambiato, è stato bellissimo perché non ho sentito più nulla, nessun dolore. Avevo comunque la sensibilità alle gambe, da lì sono ovviamente dovuta restare sdraiata, Avevo comunque sensibilità alle gambe, ma non sentivo più dolori, non sentivo più le contrazioni. E lì sono riuscita a rilassarmi, sono riuscita a riposare, ho anche sonnecchiato leggermente. Ho fatto l'epidurale che erano le 17. Arrivata a 10 cm ovviamente hanno detto di cominciare a spingere. Mi ricordo che dovevano dirmi loro quando spingere, perché con l'epidurale non sentivo nulla, perché poi comunque andava sempre in circolo. So che in Italia in realtà fanno la rimboccano loro l'epidurale con l'aghino, lasciano l'aghino, però nel mio caso no, quindi andava sempre, quindi non sentivo le contrazioni. Mi dicevano loro di spingere. Mi ricordo che spingevo, ma non usciva. E quindi la bimba non usciva, alla fine hanno messo il Kiwi Cup, che è la ventosa, e l'hanno fatta uscire. Io mi ricordo che me l'hanno messa subito qui, perché infatti avevo una camicia da notte aperta, quella la consiglio perché comunque l'ho slacciata, me l'hanno messa subito qui. Mi ricordo che la piangeva, avevo questi occhi chiari, e mi guardava proprio di sottecchi, e mi ricordo che cominciava a piangere, però mi guardava, mi fissava negli occhi. Avevo Michael qui dietro, che era proprio sopra la mia spalla, e se la guardava e le toccavo tutto il visino. Poi gli hanno fatto tagliare a lui il cordone ombelicale, e c'era mia mamma in stanza, e mio papà no, perché era fuori, era entrato dopo, perché più di 8 persone non l'hanno fatto stare in stanza. E mentre me la guardavo, ovviamente mi hanno ricucita, hanno controllato, sono state bravissime. Mi hanno fatto l'episiotomia,
credo si chiami, però mi hanno ricucito benissimo e lì tutto è passato, è stato bellissimo. Passi talmente tanto tempo ad immaginarti insomma tua figlia, tuo figlio, che poi quando lo vedi è surreale. E lei poi è stata bravissima perché, come tutti i bambini, hanno l'istinto di andare subito a cercare il seno. E da lì poi che cosa è successo? Io ho partorito che erano le 22:41 di notte. Poi hanno fatto andare via tutti quanti, anche Michael, io sono rimasta con la bimba. Lì è stato un pochino traumatico perché non c'è la nursery e ti la lasciano sempre con te la bambina, perché ovviamente quello che dicono loro è che è meno traumatico per il bambino, aiuta a legare, a creare il legame, anche per l'allattamento, aiuta tantissimo. Però lì per lì devo ammettere di aver pensato che avrei preferito una nursery, perché primo figlio non sapevo nemmeno come tenerla, non sapevo come fare, non avevo nessuno perché essendo notte erano andati via e non riuscivo a dormire perché avevo sta bimba lì accanto che avevo paura, ero stressata, non riuscivo a dormire, quindi ero arrivata praticamente a un livello di stanchezza incredibile. Però poi il giorno dopo è venuto Michael, ho lasciato la, un attimino, l'ho guardato un attimino la bimba, mi ha fatto fare un paio d'ore di riposo, sono rimasta per mia scelta un'altra notte poi all'ospedale, quindi ho passato di tutto il 18 all'ospedale per il mio compleanno e il 19 sono uscita. E lì per lì, poi dopodiché il recupero è stato veramente eccezionale e qui in Scozia le ostetriche poi hanno continuato a venire, la mia ostetrica a venire a casa a controllarmi gratuitamente, ovviamente tutto il processo è stato gratuito, il primo giorno di gravidanza, analisi e tutto quanto, e controllava insomma i punti, e controllo l'utero, tutto quanto, controllano la bambina. Lei è nata di 47,5 cm per 2,9 kg, arrivata poi con 2,750 kg con il calo fisiologico, quindi proprio piccina. Da lì è stato bellissimo, quindi nel mio caso è vero quando dicono che tutta la sofferenza, tutto il dolore che per me è stato immenso, che ho dovuto sopportare durante il travaglio, poi viene dimenticato, ne vale veramente, veramente la pena. Quindi io questo video non volevo farlo per spaventare nessuno, perché in realtà è talmente naturale il dolore del travaglio, perché è il corpo che si prepara a far uscire, insomma, un qualcosa che per quanto possa essere piccolino comunque è grande. Ed è veramente qualcosa di eccezionale se soltanto ci si sofferma. E la forza che si ha, qualsiasi cosa si sopporta, poi comunque se ne vale la pena al culmine quando si vede bimba, quando si vede, insomma, proprio figlio, quindi... Questa è stata la mia esperienza, solamente 10 lode al servizio di sanitario qui in Scozia per quanto riguarda la gravidanza. Non so, se magari vi interessa potevo fare un video sull'allattamento artificiale o allattamento al seno versus allattamento al seno, e posso fare un video dove rispondo a tutte le vostre domande se vi interessa, quindi se qualsiasi cosa lasciate un commentino qui sotto. Adesso vado perché la bimba comincia a svegliarsi, quindi è ora. Vi saluto, ciao!